ultimi anni gli insegnatori si sentono. Qui siamo in Campidoglio, quella che abbiamo visto era la sala della protomoteca ed è il Campidoglio, cioè la parte più alta e difesa della cerchia muraria difensiva di Roma. La storia del Campidoglio delle Oche probabilmente la sanno tutti, se la ricordano tutti, ma è un po' mitologica, un po' storica, perché Brenno nel 390 avanti Cristo pose assedio a Roma e poi la conquistò, però diciamo le oche del Campidoglio durante la notte cominciarono a starnazzare svegliando il corpo di guardia e facendo intervenire i romani, che anche pure se svegliati nel pieno sonno riuscirono ad allontanare, così dice la mitologia. In realtà la storia è andata un po' diversamente, perché Brenno fece il sacco di Roma e il sacco ovviamente depauperò la città eterna, che cominciò a doversi ancora più internazionalizzare, perché cominciò ad ampliare, aveva appena conquistato Veio e quindi preso tutte le ricchezze da Veio, l'aveva introitate nel tesoro della Repubblica, non della Corona. Vabbè. E per cui furono costretti ad ampliare ancora di più questa mania espansionistica di Roma. E guarda quei due bravi ragazzi. Allora andiamo a fare una passeggiata. Quei due bravi ragazzi. Quali? Sono i due lì, eccoli lì, i due Dioscuri, no? No. Eccoli là, i due Dioscuri con a fianco i due cavalli dei Dioscuri. È chiaro. Un po' mitologico e un po' storico anche quello. Esattamente. Ma l'episodio di Brenno è perfettamente storico, perché è riportato da Tito Livio, nonché da tutta un'altra serie di autori storici del tutto attendibili, anche se è romanzato, perché ricordiamo sempre che Tito Livio scrisse attorno al 100 avanti Cristo di episodi che erano successi 4, 5, 600 anni prima. Invece adesso, dopo 20 e 30 anni, racconto una marea di cazzate su quello che è successo 30 anni prima, diciamolo pure. La travisazione storico-politica, sindacale e soprattutto geopolitica. È naturale. Allora, è molto più attendibile laddove la storia, cosiddetta storia, vista in un'ottica puramente scientista, va a coincidere con il mito, che noi sappiamo perfettamente di questa coincidenza, è molto più attendibile. Basta vedere il mito del partigiano, sì, il mito del partigiano, senza andare troppo lontano, no? 200.000 cancheri, diciamo, raffazzonati. Ma 200.000 dove? Dicono 200.000, sì. Diciamo fossero pure 200.000. Ma quello che dissero è quello che... Ma prendiamo per buono quello che dicono loro, ma 200.000 coglioni contro un esercito di 4 milioni di uomini come era l'esercito italiano dell'epoca, ma che cazzo di pippe gli vuoi fare? Sì, ma appunto, a parte quello, è quello che raccontarono gli americani, i quali di buon grado mandavano rifornimenti e armi paracadutati che sistematicamente finivano in altre tasche. Questo è il palazzo di Cesare, vediamolo bene. Qui e lì è l'aula di Giulio Cesare, dove
fanno i consiglieri, i consiglioni, non i consiglieri. Sì. Qua di Roma, perché ricordiamoci che mafia è diventata capitale. Esattamente. Non mafia capitale, ma mafia è diventata capitale. E la mafia veramente entrò ufficialmente in pompa magna a Roma il 4 giugno 1944. E vorrei che qualcuno mi dicesse il contrario. Prova la mano però. Con le camionette dei liberatori. Esattamente. Ah, però bisogna dire che questo... Allora, qui ci mise mano niente che Michelangelo. Michelangelo. La piazza, questa è stata studiata, questa geometria così romboidale, eccetera, è stata studiata e messa in atto proprio da Michelangelo. E che oltre a aver fatto, diciamo, essere famoso per aver fatto tutta una serie di opere artistiche, pittoriche, scultoree, eccetera, faceva anche l'architetto a tutto esattamente, campo. Esattamente. Fra cui anche il restauro della piazza e il restauro dei palazzi. Quindi qui parliamo del 1350 circa. Michelangelo. Sì. Ma che dici? 1450. Ma quale 1450? Michelangelo! Quale cinquantina di anni dopo, se mi permette? Va bene, sì, 1490, sì, sarebbe bravo. 1500, ricordiamoci che Michelangelo era a Firenze, pochissimi lo dicono, durante l'assedio... Io dei francesi, della, 1498, Carlo VIII. Della Repubblica Francese. Carlo VIII? Siamo... Non è quale Repubblica? Carlo VIII è... Voi suonerete certo, le vostre trompe e noi suoneremo le nostre campane. Qui no, è la difesa della Repubblica Romana di Francesco Ferrucci. Michelangelo. Che cazzo stai dicendo? La Repubblica Fiorentina di Francesco 1500, Ferrucci. 1512. Io mi sono sbagliato qualche anno, insomma. No, 60-70 anni. Mi è venuto spontaneo. Vabbè, comunque, 1512. Sai perché? Perché stavo pensando a Cola di Rienzo, sì. che fu ammazzato qui, impiccato, se mi ricordo bene. Straziato. Linciato dalla folla perché lui aveva tradito due volte, aveva tradito sia il Papa sia i francesi. Esattamente. E il popolo romano non ne parliamo. Allora ricordiamoci bene, tu hai citato. Ricordiamoci sempre che lui era figlio di un carrettiere, di un frascatano. E quello è disgraziatamente per noi, la fine dei carrettieri è questa, mentre la fine dei figli dei papi è invece diversa. C'è poco da fare. Comunque ricordiamocelo bene, 1512, battaglia di Ravenna. Che fu l'epoca, il spartiacque fra prima e dopo. Morte di Gaston de Foix. Gaston de Foix, di quelli della disfida di Barletta. Gaston de Foix però non aveva partecipato alla disfida di Barletta. Gaston de Foix no. Sì, è vero, lui no, è vero, è stato Jacques Lamotte. Jacques Lamotte. Allora, qui andiamo, aspetta, calmo. Facciamo vedere appunto il panorama e qui c'è il palazzo, il cavallo equestre, la statua equestre di Marco Aurelio imperatore. Che poi non si dicono Marco Aurelio. Non si sa esattamente. Non si sa esattamente a chi doveva attribuirsi. Secondo me potrebbe essere invece Massimo. Beh, vabbè, adesso lo diciamo, per noi è Marco Aurelio. Riccioluto così, e c'è anche lui. Comunque, per noi è Marco Aurelio, vabbè. Me va bene Marco Aurelio. Allora, questo un è stato... grande filosofo, è una copia restaurata. Non è restaurata, è una copia proprio. Aspetta, diciamo, quella è stata restaurata l'originale, no? Pure se in frantumi è stata... Allora, qui notiamo un particolare tecnico, lo dico anche per te. Guarda il cavallo, guarda la figura e guardalo bene, poi dimmi se non trovi qualcosa di strano. Io francamente non lo trovo, non lo vedo. Allora, all'epoca ricordati che cavalcavano senza staffe. Anche quello è lo strano, eccolo là, lo staffa. Non avevano le staffe. Mentre i Goti e gli Alani e gli Unni ce l'avevano. Esattamente. E potevano alzarsi in piedi sul cavallo e aumentare di quel mezzo metro dell'alzata in piedi la lancia che andava a colpire prima dell'altro. Esattamente. E quindi avevano un vantaggio bellico. Notevolissimo. Notevolissimo.
ed era uno dei motivi per cui erano così efficaci. Esattamente. Capito? Mentre... E perché le cavallerie dell'epoca erano subito fatte proprie dai romani, i quali avevano come cavalleria quelle cavallerie lì. Poi, in epoca più tarda, parliamo del IV secolo, V secolo, proprio diciamo attorno al 350-400, anche i romani adottarono le brache per andare a cavallo, perché avevano visto che faceva meno male. Sì, i coglioni. Gli strusciavano i coglioni. Capito? Quindi adottarono le brache esattamente come i goti, i visigoti. Tutti quanti. Tutti avevano le brache, le pantalon. Le culotte, bravo. Allora, tornando a noi, oggi siamo qui quindi a tormentare la storia con le nostre cazzate che travisano volutamente, intenzionalmente tutto quello che voi sapete, o quasi tutto quello che voi sapete di storico accademico, e che vi riporta su un piano della logica, sul piano della razionalità. E quindi, per esempio, le staffe, che eccole lì, guarda un po' là. La tecnologia. Guarda un po' là. Sì, ci sono le staffe lì. Le staffe, lo vedi? La tecnologia è sempre all'origine delle vittorie belliche. Certo, eccola. Capito? Se noi scava, alla fine si trova sempre. Ecco, anche qui, la bellezza ritrovata, arte negata e riconquistata in mostra. Non c'è una battaglia che non possa essere ascritta a tecniche nuove utilizzate da generali intelligenti. Napoleone aveva quella mobilità inusitata all'epoca rispetto alle altre milizie di vario di genere, anche le più note, tipo quella di... Ma di quelle che vuoi. Prussiana Prussiana o spagnola, eccetera. E che c'aveva? C'era un ricercatore, un chimico francese, adesso non mi riesco a ricordare come cavolo si chiamava, che aveva inventato le boîte alla Maria. Esattamente. Come si chiama? Aveva inventato le borracce. A bagnomaria. Metteva la carne, le vacche a bollire, le metteva dentro le boîte, le sigillava in qualche modo, e quelle duravano, non come adesso che durano 20 anni, 30 anni, però duravano 6 mesi, 8 mesi, 3 mesi. A sufficienza per una campagna militare. Non si dovevano portare appresso i cariaggi, non si dovevano portare appresso le vacche. Detto che smuovi troppo la cosa. Non si dovevano portare appresso le vacche da mungere o da macellare. No, peggio ancora, non ti dovevi far spargere le truppe in giro per le campagne a rubare. Alla ricerca disperata della vacca, di un cammello o peggio ancora di un caciocavallo. E quindi si portava appresso le salmerie invece che i cariaggi, che erano molto più comode, più pratiche. Non avrebbero potuto fare la grande conquista della Russia, che è finita in un disastro. Ma per l'inverno, quell'inverno lì nel 1812 arrivò ad agosto la neve a Roma. Certo. Ricordiamocelo sempre. Certamente. La neve ad agosto, il Ferragosto di Roma. Fermo! In cui nevicò. E che era l'inverno senza raccolto, cioè l'inverno, la stagione, l'anno dell'inverno, della estate senza raccolto. Allora, il Cristo degli ortodossi. Quindi si è accumulato la carestia, il freddo, la impossibilità di muoversi con i carri per il fango, esattamente come è successo nel 42, con 43-44, a Stalingrado, dove sono stati, perché i carri armati si affondavano, non riuscivano manco ad avanzare. Esattamente. Il Cristo. Oh, gli ha detto sempre bene a sti ragazzi di Russia. Infatti è il Cristo degli ortodossi, che aiuta i russi, che vuoi fare. A proposito di coincidenze, no? Sì. Non è che capitano tanti inverni o di quel genere, no. Però cazzo di Buddha sempre quando serve. Quando serve. In quei due inverni lì è successo di questo. Allora, io vorrei rinviare tutto il resto, però questo lo voglio dire, perché è importante. Guarda qui, noi siamo venuti in questo convegno.
Ora, la cosa importante è che questo inconvenio, inquinamento, salute... A piazza, cioè nell'aula della protomoteca. Sì, appunto. Ora, qui ci sono alcune... Qua in Campidoglio, a Roma. Il Campidoglio, che continuano a chiamare Campidoglio dappertutto, in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti. Campidoglio è uno, è questo. Vabbè, negli Stati Uniti l'hanno chiamato Campidoglio perché c'era il mito della Repubblica, loro hanno creato la Repubblica... Ispirandosi a quella romana. Esattamente. Certo. Allora, qui voglio fare tre o quattro cose che volevo sottolineare per i nostri amici. È importante che questo convegno, che praticamente poi tra l'altro frequentato da poche persone, come capita sempre alle cose serie, però abbiamo... Eravamo in 35, l'ho contati, ecco. In Campidoglio. Beh, allora, tre o quattro cose che voglio dire subito, perché il carattere innovativo di questo convegno e delle tematiche trattate è innovativo e ci trova perfettamente consenziente, capito? Pure se è proposto dall'establishment, ricordiamocelo sempre, però l'establishment comincia a convergere, esattamente, e comincia a convertirsi. Allora abbiamo la lezione del professor Giancarlo Pantaleoni, che direttore del Dipartimento di Medicina Integrata e Farmacologia. Questo concetto di medicina integrata, per la quale noi abbiamo lottato per almeno una trentina d'anni, adesso è diventato abbastanza ufficiale. Poi abbiamo la professoressa Emilia Costa, che ha il tema dell'intervento biofisica dell'informazione cellulare per la salute e il benessere. Anche questo è un concetto molto importante. Poi abbiamo il benessere interno lordo. Poi parliamo interno lordo. Di biofisica dell'informazione cellulare, importantissimo. Poi abbiamo l'ingegnere Massimo Sepielli, che è un dirigente NEA, tema dell'intervento tecniche innovative di trattamento dei RSU, rifiuti solidi urbani, progetto Unisrite, eccetera, eccetera. Allora, qui noi ci troviamo in un momento particolare. Potrebbe pure essere Adriano, eh? Da una parte. Potrebbe pure essere Adriano. Da una parte. Finiamola qui, dai. Da una parte noi abbiamo la possibilità di mettere in gioco, ma del tutto teorica, perché questi ne parlano e poi nella sostanza non si fa, no? Tecniche innovative per sistemare i rifiuti. Ricordiamoci che circa 30 anni fa, se non 40 anni fa, un personaggio molto inventivo italiano iniziò a produrre a Milano. Petrolio dalla monnezza. Esattamente. È sparito. Sì, no, è andato in America, brevettato in America e lì vanno alla grande. Quindi questo 40 anni fa gli hanno creato dei problemi che non ne scriveva, io perché me lo ricordo, perché ne scriveva Giorgio Pisanò nella sua rivista Secolo XX. Poi, altre cose... Professor Bruno Brandimarte, docente Dipartimento di Medicina Integrata e Farmacologia, tema dell'intervento effetti dell'elettromagnetismo sulla salute e terapie. Poi ingegner Ventura e due scienziati e tecnologi per l'etica dello sviluppo, tema dell'intervento difesa delle coste ed energia marina. Questi sono concetti estremamente interessanti, che però, disgraziatamente per noi, non trovano mai una sponda fattiva, costruttrice, perché c'è un dislivello... Creativa. C'è un dislivello sostanziale fra... Il dire e fare. La ricerca, il livello culturale di chi si svolge... Io mi sono sposato lì, sì. C'è anche mia figlia di Ale. Invece il... Ecco, io mi sono sposato lì, in quell'ufficio dove c'è... Allora c'era l'emesso... delegato del sindaco, dove uno andava e si sposava civilmente qui a Roma, in Campidoglio. Esattamente, mia figlia ha fatto qui, poi abbiamo fatto un film. Sì, anche noi qua davanti in piazza. Fotografia, tutta la famiglia, eccetera. Sì. Allora, come classico, insomma. Poi l'altra cosa che volevo dire, conseguenze delle scelte degli sprechi alimentari. Allora, le conseguenze, questo è stato un intervento abbastanza interessante. Conseguenze delle scelte degli sprechi alimentari in una società dove ormai l'economia, soprattutto in una città come Roma, verte prevalentemente sull'alimentazione.
oggi come oggi, se vuoi mettere in funzione un'attività, un'attività produttiva, devi mettere su un ristorante o un bistrò. Qui lo scappi. Allora noi andiamo a parlare in una società poi dove i rifiuti abbondano dappertutto, perché manca il sistema di raccolta. No, abbiamo detto, abbiamo fatto rilevare ai professori presenti che c'è un problema cimiteriale di dimensioni epocali, certo, in cui che si rileva riguarda tutto il mondo, che riguarda tutto il mondo, in particolare Roma, in cui c'è il cimitero di Prima Porta che fu inaugurato una trentina d'anni fa, se mi ricordo bene, sì, e che doveva essere il vaso d'espansione del vecchio cimitero del Verano, esatto, e non creare più problemi di intasamento, come fece quel film Alberto Soldi, che c'era il cadavere al sesto livello, che quello scoppiavano le bare. Beh, quello delle bare che scoppiano, sì, continuano a scoppiare. Sì, sì, ma ci ha fatto porta un film, Alberto Soldi, si fece un film, adesso non mi ricordo più il titolo. Io andavo a ispezionare il funzionamento della cosa, del depuratore dentro il... Al Verano? Prima Porta. Prima era di mia pertinenza. Pertinenza, certo. Era... così come l'avevano fatto, non l'avevano mai revisionato e i ferri erano tutti arrugginiti. Questo nel lontano 1996. Allora, diciamoci, certo, certo. No, no, e quindi stavo dicendo, il problema, appunto, facevo rilevare al professore, non mi ricordo come si chiama, mi ha detto bene? Pantaleoni, che c'è il problema della non degradazione, non putrefazione dei cadaveri, per cui i cimiteriali si ritrovano i cadaveri morti di 30-40 anni fa che non disgregano, rimangono perfettamente conservati, questo grazie ai cibi che contengono, allora, conservanti, attenzione, diserbanti, attenzione, e quant'altro, quello tutte che le porcherie chimiche. La religione con la resurrezione dei corpi lo fa la chimica col mantenimento dei corpi. Sì, non diventano mai fu, ma esiste sempre il corpo. Esatto. La mente fu, sì, ma il corpo c'è. Allora scompare l'anima ma resta il corpo. Allora l'ultima cosa che... Una volta dicevano che il corpo spariva e l'anima rimaneva, o no? Esatto. Non mi ricordo male. Adesso c'è il contrario, e si sono sbagliati. Rimane il corpo e l'anima scompare. Alla faccia della risurrezione dei santi e dei morti. Allora l'ultima cosa da dire importante. Si è parlato di inquinamento ambientale in relazione alla viabilità. Faccio una considerazione. Ad esempio, esiste fin dal 1995 la normativa europea, perché l'Italia l'ha recepita subito, sulla viabilità, che mette obbligatori, no, i cerchi, diciamoceli così, le circonferenze, le rotatorie al posto, le rotonde al posto dei semafori. Parlavamo l'altro ieri. L'aspetto più interessante, a parte quello della viabilità e della riduzione massiccia degli incidenti, è quella della riduzione automatica anche delle velocità, perché nel momento in cui la macchina fa la rotatoria riduce la sua velocità e la porta come minimo a 40 km orari. L'aspetto che nessuno dice mai è che ogni volta che tu, una macchina che è ferma al semaforo e viene il verde, nel mettere in moto consuma una marea di... Certo. Ecco, quindi, sì, però allora intanto andiamo verso la macchina e andiamo di là. No, andiamo questo di qua. No, andiamo di là perché ci facciamo una ripresa sui fori. Va bene, adesso chiudiamo. Che qua è meno spettacolare. Va bene, chiudiamo. Allora, questa è l'humus del turista medio, a, sì, chiappe, a chiappe di fuori, no? Sì. Tranquilli. Diciamo anche delle valchirie, qui c'è pieno di valchirie. Sono valchirie tedesche, ma sono anche valchirie americane. Beh, il mio diciamo habitat preferito era Svizzera, Austria, Germania, Danimarca, Svezia. Quello era il mio circuito. Acchiappavo in quell'ambito là. Mi piacevano le bionde, che devo fare? Ecco, qui è l'aula della protomoteca dove siamo appena appena sortiti. E dove abbiamo anche usufruito di un ottimo buffet. Ah sì, era ottimo, eccellente. Ecco qua, piazza del Campidoglio, vediamo che dice. Aspetta qua, buono.
Oh, quello là sopra è il Palatino. Eccolo. Guarda la gente che c'è là su. Lì c'è gli scavi più recenti, stanno là oramai, Lì continuano a scavare in continuazione. Quello che si vede è il palazzo del Palatino, quello di Massenzio. È il palazzo di Massenzio. Ed è, diciamo, in parte ricoperto da terra e quindi ci sono stati realizzati dei giardini, degli orti sopra, ma quello è un edificio, è una struttura monumentale enorme che parte da lì e arriva fino sopra al Circo Massimo, saranno almeno 250-300 metri. E questo, diciamo, era la suburra medievale costruita sulle resta di quello che era l'ex foro romano. E qui siamo esattamente sul foro romano. Allora, laggiù c'è l'arco di Costantino, quello che si vede però è l'arco di Settimio Severo. Questo che arco è? Questo è importantissimo. Lo so. Dillo, non mi viene? Non sarà l'arco di Decio, no? No. No. Porca miseria. Questo è importantissimo. Sì. Quella è una chiesa riadattata, una ex basilica riadattata come chiesa di questa qua, come si chiama? Ricordiamo ai nostri amici che oggi è il 16 di ottobre. 16 ottobre, guardate che giornata. Grazie alle giornate. Guardate che giornata, 16 ottobre, anno 2017. Pieno di gente. Ma lo sai che quando venivo io a scuola lì sopra... Non ho capito che diceva. Sorry, ha detto. Quella è la torre del Grillo, sì. Della salita del Grillo, detto anche la torre del Grillo Talpa. Laggiù sullo sfondo si vede il Colosseo, la Basilica di Massenzio, eccola lì, e la chiesa, quella è la chiesa di San Clemente. Allora, guarda, quella è la chiesa di San Clemente. E quello non è l'arco di Costantino, ragazzo, non sbagliamo, eh. Quello è l'arco di Settimio Severo. No. Sì. Quello là è Settimio. Quello là no. Sì. Quello di Costantino è dietro qua e non si vede. È appena dietro quello lì, messo in senso trasversale. Allora, quello non è l'arco di Costantino. È l'arco di Settimio Severo. No. Voi scommette? Vogliamo scommettere? Scommettiamo che è l'arco di... Non mi viene il nome, porca miseria. Come si chiama? Arco di Tito, scusa. Bravo. È questo di Settimio Severo. Allora ci stiamo. Arco di Tito, non bravo. Non mi veniva il nome Tito. Bravo. Questo non mi viene il nome Vespasiano. Confondevo questo con quello. Esattamente. Quello è quello di Tito. Quello che ha ammazzato mezzo milione di ebrei. Purtroppo. Sì. Ma nel senso che non l'ha ammazzato tutti. Qualcuno, 50.000 gli sono scappati sotto. Capito? E poi sono venuti a Roma, e hanno conquistato Roma, eccola qui, ci hanno conquistato definitivamente col 44. Sono entrati in Roma con truppe mercenarie americane. Quello lì sotto c'è il carcere Mamertino, dalla parte di là. Era un bel carcerino, stavano proprio tranquilli. Dalla parte di là, sì. Dalla parte di là di quella scalinata. Erano trattati con tutti gli onori. Giugurta gli hanno fatto un bel servizietto. L'hanno strozzato. Era un traditore. È un traditore che no, gli fa. Che traditore? È stato un alleato, però poi ha tradito. È stato un eroico difensore della pseudo indipendenza della Gallia, diciamo, lo facciamo tanto di cappello, magari ci fossero. Ma guarda che ti sbagli, Giugurta era. No, scusa, Giugurta, Vercingetorio. Giugurta è un'altra cosa. Stato anche Giugurta lì, Certo. Giugurta era un traditore, però. Era alleato con i romani per la conquista di Cartagine, alleato. E poi ha tradito, e poi si è rialleato. Alleato.
traditore. Alleato, vissuto a Roma. Certo, lo so. Da giovane. Lo so. Quindi non era l'ultimo vino. No, mi sta sbagliando i nomi in maniera incredibile. Vabbè. Parlavo di Vercingetorix. Beh, come me prima hai toppato, hai toppe quando parli di così al braccio senza. No, vabbè, non sai, non ricordarmi non ricordarmi il nome di Tito, sai, figlio mio. Però capito di tanto. Tito è stato uno dei grandi. Uno non particolarmente decantato dalla storia, ma che è stato uno dei più grandi, Tito. Figlio di un grande. Di un grandissimo. Vabbè, chiudi che poi facciamo. No, aspetta, facciamo vedere il foro in tutti i suoi aspetti. Allora, io mi ricordo che quando ero ragazzo, che venivamo a scuola qua, allora, a Via degli Annibaldi. Vedi lì sotto dove c'è quel bandone lì? È lì dove hanno ammassato Cesare. Ah sì, è sotto proprio l'arco della basilica. Esattamente. Sì. C'è quella copertura di bandone. Sì. Dove è stato esposto il cadavere di Cesare, certo. E dove c'è stata la perorazione di Marcantonio. La cosa, dicevo, quando andavamo a scuola qua a Via degli Annibaldi, facevamo sega, eravamo qui a 500 metri, manco 300 metri venivamo qua, e quindi bighellonavamo continuamente qua dentro al foro. Su due millenni di storia. E allora non si pagava, non c'era il biglietto, adesso hanno mercificato tutto, per entrare al Colosseo devi pagare 20 euro, di qua altri 10, cioè è diventata una cosa... Ci sono anche delle spese di mantenimento che ci dovrebbero essere. Dai. Non giustifica il fatto che tu devi entrare e pagare 20 euro per fare una passeggiatina. Per una cosa come il foro lo farei. Ma uno straniero, ma uno che viene a Roma deve pagare 20 euro. Devi presentare il documento che sei romano. Sei romano, va, entri, che cazzo. No, è non che io devo pagare come uno straniero. È giustissimo. Attenti al piccione che caga in testa. Ho letto un libro, ho finito stanotte alle 4, ho letto un libro di cosa? Di Vance, di Jack Vance. Sì. È fortissimo anche lui. E immaginava, fra le tante altre cose, un mondo in cui c'erano degli uccelli che tiravano come le gazze, che prendevano non i sassolini come le gazze, ma grandi uccelli che prendevano pietre in testa e le tiravano sui malcapitati. Troppo forte, guarda. Sono geni, c'è il cazzo. È troppo forte, guarda. Jack Vance c'è di tutto, anche la fantascienza. Jack Vance è uno di quelli simpatici, mi piace, è divertente. Ma ci sono anche quelli critici, quelli analitici, quelli filosofici, tipo Philip K. Dick, per esempio, che è sempre stato uno grandissimo. Vabbè, allora andiamo avanti. Ballard, è bella. Ballard non è il massimo mio, è bravo, è molto bravo, però è troppo su tutto io. Capito? Sì, vabbè, certo, è vero. È troppo. Però fa delle previsioni. Anche Hubbard, come si chiama? Quello che ha poi creato la religione degli scientisti. Come si chiama? Hubbard, mi pare. No. Aspetta. Porca miseria, un momento d'amnesia anche lì. Oh, lo conosco bene, Porca miseria, come si quello chiama? Quello che ha creato Scientology. Sì, Scientology, sì. John Hubbard, sì. Hubbard è scritto. Sì, Hubbard. No, non è John. È Hubbard, ma non sì, è John. Sì, è John. Vabbè, Hubbard comunque. Ecco. Creatore di Scientology. Della chiesa di Scientology. Sì, sì. Andiamo? No, voglio fare quella chiacchierata. Dai. No, è lunga. Siediti sul coro. È lunga. Chiudiamo? È certo. Ok.